Per rinnovare il suo ricordo e per ricordare a tutti, ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, che siamo in attesa di giustizia e ci aspettiamo un processo rapido e condanne naturalmente esemplari. Sia noi che l'intera comunità di Polena Trocchia dicono questo e vogliono ringraziare. Un applauso, sì. Scendono a lacrima quando io parlo di queste cose. Intanto, Mary, se riesci a salire subito sul palco insieme a me, perché è vero, c'è veramente tanta ingiustizia e lo sappiamo benissimo, soprattutto poi come reagisce anche la nostra bella Italia, no? Ecco, i tempi sono lunghi, però si spera che si arrivi realmente ad un processo e a fare naturalmente della giustizia, che è un qualcosa di veramente importante. Allora, io voglio che tu dica qualcosa in onore di tuo padre, naturalmente, e anche di tutte le persone che sono qui per lui e per voi. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie a ciascuno di voi, gli amatori che sono intervenuti, i vari club che anche quest'anno ci hanno onorato la loro presenza. La vostra presenza qui è importantissima perché l'Associazione Liberi Pensieri vuole dare un segnale forte per il terzo anno consecutivo. L'anno scorso abbiamo chiesto una generica giustizia per mio padre, quest'anno, dato che nel corso di quest'anno proprio ci sono stati degli arresti, insomma ci auguriamo che si arrivi al processo quanto prima e che la giustizia degli uomini, che è molto relativa, voglio dire, perché purtroppo mio padre indietro non torna, quindi anche delle condanne esemplari, Mena, sono molto relative. Ce le auguriamo, perché chi ancora insomma ha fiducia nella giustizia, almeno questo qui insomma se lo aspetta. Io credo che siamo pronti per partire, insomma, quindi se ogni motociclista si avvicina alla moto, alla Vespa, insomma, diamo il via a un minuto di rombo di motori che sostituisce il classico minuto di silenzio, perché abbiamo scelto così, insomma, che siano le moto a salutare mio padre che sta lì su. L'emozione è tanta in questa mattinata, allora forza, tutti sulle vostre Vespe, riscaldate i motori, perché tra pochissimo naturalmente diamo questo grande e bel saluto a questo grande uomo. Mi sono tra l'altro dimenticata di fare un ringraziamento, che è un ringraziamento a Radio Siani, che si è occupato dell'ufficio stampa, cioè sono occupati i ragazzi dell'ufficio stampa dell'evento e stanno qui stamattina tra di noi, anche se molti di loro non sono motorizzati, sono venuti chiaramente per dare un segnale di una radio che ha sede in una, insomma, di una casa confiscata a un boss del Colano, quindi anche loro ogni giorno si battono per la legalità come tante altre associazioni del territorio. Un applauso per Radio Siani.